ci siamo sfiduciate dopo aver preso il rigore, ci siamo ricaricate perché l'hanno sbagliato, abbiamo sbagliato troppo nell'uscita e noi lì siamo veramente molto brave, però stasera eravamo poco in fiducia e quindi mettendo palla sopra, non avendo giocatrici che ti fanno salire, che tengono palla, dovevamo attaccare un po' più gli spazi. Abbiamo provato a palleggiare, ma lo facevamo con sufficienza e credo che il Parma, sotto questo punto di vista, abbia avuto quella marcia in più, quella determinazione in più di noi per vincere la partita. E credo che vadano fatti i complimenti a loro per quello che si è visto. Dal canto nostro dobbiamo lavorare. Io non sono sorpreso dai due risultati, anche se logicamente ci tenevamo a fare qualche punto le prime due partite, anche perché adesso ci aspettano 5 partite di fuoco con le prime 5 davanti. Quindi non sono sorpreso, sapevamo che la squadra era totalmente tutta nuova, se poi ci aggiungiamo le 15 nazionali che sono rientrate 4 giorni fa, tra l'altro molto molto stanche, stasera si è visto soprattutto quando ripartivamo. E dispiace perché alla fine ci tenevamo a fare un risultato positivo, così non è stato, però dobbiamo continuare nel nostro percorso, bello brutto che sia, dobbiamo andare avanti e sono convinto che ci divertiremo da qui alla fine. Logicamente dobbiamo andare con più cattiveria agonistica ad affrontare quelle squadre che sulla carta sono nettamente più forti di noi. Ripeto, abbiamo cambiato tanto e quindi questo può incidere nei risultati, anche se andare in vantaggio l'altra settimana con la Sampdoria e stasera e buttare via due partite, secondo me, dispiace, però non dobbiamo fermarci lì, dobbiamo continuare. Io ho detto alle ragazze che voglio essere un allenatore molto equilibrato, nel senso che mi arrabbio quando perdo, penso che sia normale, però io ho avuto allenatori che quando vincevi stappavano le bottiglie e quando perdevi non ti guardavano in faccia una settimana, quindi io non voglio essere quel tipo di allenatore, io voglio essere sempre positivo, guardare avanti e gli ho detto alle ragazze se un giorno cambio fatemelo notare, però la mia positività me la porto dentro fin da quando giocavo. E ho sempre giocato per vincere campionati o per salvarmi in Serie A, quindi voglio trasmettere a queste ragazze la determinazione, la garra, come dicono loro, che in questo momento qualcuna non ha. Sì, siamo felici per lei, anche perché Martina ha 6 anni che è con me, da quando lei non è femminile è sempre stata con me, ha perso questi 2 anni e mezzo per 2 gravi infortuni, adesso speriamo che tiri dritto perché per noi è una giocatrice troppo importante. Stasera si è visto, ha giocato 70 minuti, non era in condizione, però ha dato logicamente il suo contributo. Ripeto, avevamo tante nazionali che erano rientrate, di cui 8 avevano giocato titolari, erano molto stanche. Poi infortunio di Nocchi e soprattutto quello di Fifi in mezzo al campo pesano. Effetto, ci hanno fatto gol 2 ex, quindi vuol dire che abbiamo lavorato bene per il Parma, perché sono arrivate 2 giocatrici per loro fondamentali, come Benoit, come Santoro, anche come Cambiaghi. Pirone era lì con noi 2 anni fa, quindi sono giocatrici che conoscevamo bene. E complimenti a loro, perché poi alla fine hanno fatto bene. Sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì, a livello caratteriale sicuramente. E poi anche a livello tecnico, dobbiamo fare quel piccolo passettino che stasera non abbiamo fatto e che con la Sampdoria il primo tempo avevamo fatto molto molto bene, ma anche il secondo eravamo in gestione, poi quando sbagli qualcosa la squadra si spegne e lì devo capire bene su dove lavorare, ma le ragazze in questo durante la settimana sono brave perché si applicano, fanno tutto il possibile per cercare di ottenere dei risultati, logicamente. Dobbiamo essere brave a cambiarci il vestito, perché noi fino a poco tempo fa avevamo un vestito molto molto bello perché giocavamo bene, abbiamo giocato bene e anche stasera la prima mezz'ora si è visto che giocavamo bene. Però poi dobbiamo essere bravi a cambiarci il vestito che abbiamo, da bello potrebbe diventare una mimetica per andare in guerra e lì dobbiamo ancora fare questo piccolo step. Logicamente avendo anche una squadra giovane, come avete visto stasera e le 2 difensori centrali erano 2000, avevamo una 2001 che è entrata dopo, la 2003 che è entrata dopo. Io penso che le altre squadre non giochino con... E avevamo una 2006 infortunata, altrimenti stasera giocava titolare, che è Sciabica. Sì. Volevo fare i complimenti al Parma Calcio per questa partita di stasera, ha portato tanto pubblico, la crescita del femminile passa anche da queste cose. Complimenti, grazie.
Sicuramente non bene, la mia faccia parla da sola. Comunque mi dispiace perché ci aspettavamo un risultato diverso e mi dispiace perché ho fatto gol ma non me lo sono goduta perché ovviamente abbiamo perso. Sono fiduciosa perché comunque so che siamo una squadra nuova ma che possiamo fare bene, quindi è solo l'inizio, bisogna rimanere positive e quindi io ci credo e ci crederò sempre perché tanti anni che sono qua e mi dispiace, non lo nego, però dobbiamo tirare sulla testa, testa bassa lavorare ma anche tirarla su. Sicuramente, allora, fisicamente ancora dobbiamo lavorare molto e ci manca ancora quella grinta per vincere la partita perché sicuramente oggi ci abbiamo creduto ma non fino alla fine. È un dispiacere però ci deve servire come lezione per crescere e comunque pensiamo già al Milan e non ci piangiamo addosso, ecco. Beh, ormai è la mia città, è diventata la mia città, ci tengo tantissimo, è per quello che poi mi dispiace a maggior ragione perché è tanti anni che sono qua e chiaramente abbiamo vissuto sia la salvezza che i primi posti, quindi puntiamo sempre in alto più che possiamo e poi ancora è solo l'inizio, quindi ci dobbiamo solo divertire e liberare la testa. Allora, sicuramente fa strano perché con molto ho condiviso tanti anni qua, però il calcio è anche questo, quindi è giusto che sia così ed è bello anche per questo. Sicuramente è stata una partita accesa anche forse perché avevamo tante ex, ma ci sta. E niente, mi ha fatto strano però, una partita strana, però il derby comunque ne ho giocati tanti in passato ed ha sempre un sapore diverso. Di tirare sulla testa perché ovviamente ce la possiamo giocare con tutte, dobbiamo solo crederci un po' di più.